Ma non era una minaccia, è un fatto e non sono io che blocco Roma, è Roma che si blocca. Per amministrare una città serve un bilancio, per scrivere un bilancio servono delle norme. Io da settembre 2013 chiedo al governo nazionale di avere delle norme che mi permettano di riparare un buco che ho trovato di 816 milioni di euro, perché nel passato sono stati spesi soldi che non c'erano. E solo avendo un bilancio io posso acquistare il gasolio, sembrerà banale, ma è quello che deve fare un sindaco, acquistare il gasolio per far andare gli autobus. Se io in questo momento arrivo alla settimana prossima con le condizioni attuali, o faccio come spesso è stato fatto in passato da altri amministratori, spendo denaro che non c'è e creo un nuovo debito, oppure mi rimetto sui binari di una sana amministrazione e spendo solo quello che c'è nel bilancio. E in questo momento io non ho nel bilancio i soldi per aprire gli asili nido, per pulire le strade, per fare la manutenzione delle buche, per comprare il gasolio per gli autobus.